Buonasera, seconda parte, ben ritrovati con Spunti di Vista. È venuta a trovarci Simona Neri, sindaco di Pergine Laterina o Laterina Pergine? Laterina questa, Pergine, la, in ordine rispettiamo, rispettiamo l'ordine alfabetico, anche perché questa fusione è cara Neri e so che le ha procurato più di un problema. O no? Beh sì, c'è stata una grossa, diciamo, battaglia che è iniziata a settembre del 2017, ovviamente si è disputata sul sì o sul no alla fusione, poi ci sono state in realtà, si sono espressi i cittadini con il voto del referendum di ottobre del 2017, è passata in entrambi i comuni, per cui poi è andata a buon fine. Nell'ultimo anno, dall'inizio del 2018, quindi da gennaio a luglio, c'è stata poi la gestione commissariale del Comune Unico che ha provveduto, diciamo, a mettere già insieme alcuni aspetti più che altro regolamentari dei due enti, quindi unificando i regolamenti e riorganizzando un po' il personale interno. Senta, quindi, una delle idee forza che l'hanno permesso anche di vincere era il fatto che con la fusione arrivava una pioggia di quattrini al nuovo comune. È così oppure ancora col nuovo governo ci sono delle difficoltà rispetto alla visualizzazione precedente? No, in realtà i soldi sono arrivati sia ai contributi della Regione Toscana, che arriveranno per i prossimi 5 anni, sia ai contributi dello Stato. Il 60% dei trasferimenti che già arrivavano nel 2010, quindi sono davvero molte risorse, sono già state spese nel 2018 per ad esempio la manutenzione delle scuole, sono già stati spesi più di 200.000 euro solo su quel comparto, se pensiamo che prima avevamo a disposizione 70.000 euro per fare tutti i lavori pubblici del comune, insomma la differenza è sostanziale, sono arrivati circa 1.300.000 euro. Senta, ne valeva la pena allora? Ne valeva assolutamente la pena, siamo ancora in un regime che non è stabile, che non è, diciamo, andato ancora ad organizzare totalmente dal punto di vista interno anche l'ente, quindi mancano alcune mansioni che adesso dovremo recuperare riorganizzando il personale, ma anche tramite delle nuove assunzioni, e soprattutto c'è da lavorare per mettere in cantiere quei progetti che prima purtroppo non eravamo riusciti a fare, neanche a progettare. Senta, ma perché dal suo punto di vista, questo è chiaro, perché questa fusione ha creato così tanti risentimenti, soprattutto anche nei suoi confronti? Beh, nei miei confronti senza dubbio, perché mi sono molto esposta, questa è stata una mia idea che ho portato avanti con molta convinzione, mi sono molto esposta sul territorio per portare avanti appunto sia i progetti che vedevo, quindi il sogno in realtà che vedevo potersi concretizzare attraverso questi nuovi finanziamenti e questa nuova opportunità data appunto da un nuovo assetto, quindi mi sono molto esposta in una condizione di campanilismo che è oggettivamente molto forte, non solo nel nostro nuovo comune, ma come abbiamo visto anche in modo un po' diffuso in tutta la Toscana, perché le fusioni, anche quelle che sono avvenute, o comunque il referendum per la fusione che sono avvenuti più recentemente, hanno dato quasi tutti un esito negativo. Quindi ecco, questo significa che la Toscana forte. È ancora la terra dei campanili, non bisogna nemmeno demonizzare l'essere campanilisti, perché anche può essere una ricchezza tutto sommato questo aspetto. Lei dovrà valutare e fare i conti con questa situazione, considerando che ha vinto di poco la tesi fusionista e grazie ai voti della frazione di Montalto, che magari era la meno esposta dalle diatribe fra Pergine e Laterina. Ma piuttosto a Ponticino come la pensano, visto che la frazione determinante è quella che in parte ha deciso anche i destini di quel referendum? Beh, a Ponticino il referendum è andato molto bene, in generale il referendum è andato bene nelle frazioni ed è andato male nei due capoluoghi che avevano oggettivamente il timore di perdere la sede comunale, cosa che non è avvenuta, anzi i servizi sono rimasti praticamente in entrambe le sedi. La paura di perdere le caratteristiche e le peculiarità
delle varie specificità dei nostri paesi, io la posso comprendere, però non comprendo come si possano valorizzare nel momento in cui gli enti locali non hanno veramente più nessuna risorsa se non quelle minime e indispensabili per effettuare ormai le manutenzioni e per compensare le emergenze. In questo nuovo assetto invece abbiamo ovviamente le risorse per investire, faccio un esempio, sul turismo e la promozione turistica, cosa che prima non avevamo mai fatto. Quindi avete anche un grande vantaggio, la bellezza di un territorio che è unico, e tra l'altro avete sia l'olio di Pergine sia quello che porta il territorio vicino alla Terina. Insomma, si vende, scusi il termine molto volgare, molto bene questo territorio. Si vende molto bene, secondo me, con il minimo sforzo, ma non sarà minimo perché abbiamo un assessorato che si dedicherà appunto a questo, alla promozione turistica. Facciamo parte dell'ambito turistico del Valdarno, la convenzione è stata firmata da poco e poi siamo in attesa della ciclopista dell'Arno che proprio alla Terina Pergine attraversa uno dei luoghi più suggestivi dell'Arno, che è la Valle dell'Inferno e l'Oasi di Bandella, per cui pensiamo che anche attraverso il ciclismo che nel nostro territorio è diffusissimo, DNA. È praticamente nel DNA, possa valorizzare anche il nostro territorio che ha veramente tantissimo da offrire, come hai detto, è pieno di ville, di castelli, quindi è ricco di storia, è ricco di bellezze naturali, insomma la densità abitativa è rimasta comunque una delle più basse di tutta la provincia. Ebbene, questa è una bella sfida, anche che poi si è ancora di più avvalorata dopo le elezioni del 29 luglio scorso, ricordiamo che ci fu un episodio luttuoso che costrinse ai tempi supplementari l'appuntamento elettorale, quando la gente era al mare a Laterina e Pergine si votava e Simone Arieri vinse ottenendo una grande soddisfazione, sì, sia personale che politica. Ecco. Sì, esatto, io sinceramente sono felice di questa riconferma, significa che il lavoro nel comune di Pergine era stato apprezzato e probabilmente è stato apprezzato anche il progetto che poi è nato dalla fusione, ecco, il mio gruppo politico ed amministrativo in realtà si è riunito e si è compattato intorno ad un progetto che parte proprio dalla fusione al di là delle idee politiche, ha coinvolto anche gruppi civici e persone che vengono dal mondo dell'associazionismo e del volontariato che non avevano mai avuto delle ambizioni politiche o esperienze amministrative, e nonostante questo la proposta che abbiamo fatto è risultata molto credibile, per cui è andata anche oltre le resistenze che c'erano state per il progetto di fusione. Bene, ricordiamo che Simona Neri è ingegnere civile, se non vado errato, ed è stato l'allieva del professore Alessandro Ghinelli. Esattamente. Come da docente universitario, Ghinelli so che è molto severo. È molto bravo, insegna una materia molto specialistica che io ho scelto nel mio percorso di specializzazione all'università, che è quello delle opere di fondazione e delle gallerie, quindi è una persona molto, molto preparata. Ecco, sono sicuro che ci sta vedendo, gli facciamo gli auguri perché so che è stato colpito da una indisposizione di stagione e sappiamo che è difficile farci i conti in questo momento, quindi vero. Auguri anche all'ingegnere, al docente, al sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli. A proposito, lei è stata una dei firmatari dei sindaci del centro-sinistra che hanno detto no al decreto Salvini. Perché? Solo un pregiudizio ideologico? No, assolutamente. Io sono sincera, ho avuto un'esperienza molto positiva con l'accoglienza nel mio territorio. Noi abbiamo un progetto SPRAR che abbiamo condiviso, già condividevamo tra i comuni di Pergine, Laterina, Castiglionfibocchi anche, e quindi è stata un'esperienza che non ha avuto particolari contrasti o risvolti nel mio territorio, un bando di seconda accoglienza che sta tuttora proseguendo in totale accordo con la popolazione, per cui ritengo che questa differenziazione di stato di residenza o meno della persona richiedente asilo possa
creare delle problematiche che poi possano ricadere anche nella gestione appunto quotidiana delle politiche sociali. Noi ne abbiamo adesso 12 circa, però il fatto di non poter più ricevere un'assistenza sanitaria e quindi anche l'accesso all'ufficio delle politiche sociali del comune, così come quello di non potersi iscrivere ad una lista per il collocamento, secondo me non facilita la risoluzione del problema immigrazione. A proposito, cara Simona, visto che lei nel 2018 in provincia di Arezzo è stata l'unica che ha vinto per il centro-sinistra e ha tenuto alta la bandiera del PD, pensavo che fosse lei candidata a essere segretario provinciale. Invece, no. Invece ci sono dei reggenti, tra l'altro lei non era presente, mi pare, nell'ultima assemblea provinciale. No, ci sono dei reggenti molto molto competenti, c'è la presenza di un membro della segreteria regionale ad assistere invece due politici locali. Ma lei come affronta questo congresso, visto che in questo fine settimana per esempio ad Arezzo ci saranno tante riunioni congressuali, ci sono tanti candidati, qualcuno anche un po' disorientato da quello che ho potuto apprendere. Fino a questo momento... C'è la spaccatura del fronte renziano, lei era, passava per una renziana doc. Diciamo che in questo momento ci sono molte correnti e comprendo benissimo il disorientamento, molto raffreddata. Per colpa delle correnti del PD. Esatto, e quindi c'è un disorientamento che posso comprendere e posso condividere. Ovviamente il nostro partito è bello anche per questo, perché andiamo sempre a scegliere e a votare democraticamente il nostro rappresentante e la nostra guida, quindi io cercherò di seguire i congressi in modo imparziale anche visto il ruolo che ricopro nella segreteria regionale in questo momento. E qual è il suo incarico, lo può ricordare? Sì, sono membro della segreteria regionale del Partito Democratico, che in questo momento è guidato da... Lei ha un incarico anche nell'ANCI regionale, se non vado errato, nell'associazione dei comuni. Sì, io ho un incarico in ANCI regionale, ho una delega ormai come sappiamo contro il gioco d'azzardo e questo patologico. È un problema forse serissimo, se non serio, proprio più serio di così. Tra l'altro i dati della provincia di Arezzo sono molto preoccupanti. È aumentata la spesa di circa 3 milioni di euro addirittura rispetto all'anno precedente, quindi del 2017 rispetto al 2016, è un dato in crescita in tutto il territorio italiano. Purtroppo, nonostante proclami, questo governo non ha assolutamente fatto nulla per contrastare questa patologia, ma anzi è riuscito ad aumentare il PREU, quindi il prelievo fiscale sulle macchinette, proprio per finanziare la manovra. Senta, quindi... Neri, io direi che potrei equiparare il crescente abuso e uso di questo settore, quindi la crescita della ludopatia, con la dispersione scolastica che scende nel territorio retino tra i minori. E stamane c'è stato un convegno importante organizzato in Camera di Commercio con il Provveditorato. Ecco, sono due emergenze che vanno studiate, analizzate e combattute. Sì, il problema dei minori e quindi del disagio giovanile è molto presente, sono addirittura tornate fuori delle malattie a trasmissione sessuale, quindi c'è proprio una disinformazione che caratterizza questo mondo chiaramente il gioco d'azzardo entra dentro, così come le altre dipendenze, da social network, come la dipendenza da alcol e anche la dipendenza dalle nuove droghe, che sono droghe sintetiche, quindi sono molto dannose. Il gioco d'azzardo, pur essendo vietato ai minori, ovviamente è presente nel 6% della popolazione di minorenni. Abbiamo poco più di un minuto, torniamo a fare la domanda al sindaco di Laterina Pergine. Ponte Catolfi verrà chiuso prossimamente su questo schermo, voglio dire? Sì, prossimamente il Ponte Catolfi verrà chiuso, secondo la previsione attuale i lavori dovrebbero iniziare intorno a primavera, è stato assegnato appunto il progetto alla ditta appaltatrice, quindi se tutto andrà bene intorno ad aprile-maggio il ponte esistente verrà demolito e quindi rimarrà chiuso per circa 5-6 mesi. Bene, allora siamo addirittura d'arrivo, abbiamo poco meno di mezzo minuto per i saluti, io vorrei ringraziare
apprezzare intanto Simona Neri per essere stata qui con noi. Grazie. Temeva a voi un po' questa trasmissione, non so perché. Mi fa piacere che sia venuta, anche perché lei ha subito ultimamente una brutta vicenda, e sono contento di averla in grande forma proprio perché ha saputo rispondere con forza ad una violenza che ha subito. E naturalmente noi le siamo stati tutti vicini, siamo con Simona, lo abbiamo dimostrato anche questa sera. Auguri sindaco. Grazie. Per il suo comune. Grazie. Arrivederci, e noi ci vediamo la prossima settimana naturalmente con Spunti di Vista.